Ciao a tutti ragazzi, quanto tempo, finalmente sono tornato a fare un video perché ho ritrovato la voglia e gli argomenti, soprattutto. Oggi siamo qui per portare i boss più difficili di Bloodborne, altro capolavoro della From Software che secondo il mio parere è al pari dei Dark Souls, o forse anche superiore. Alla decima posizione troviamo Padre Gascoigne, uno dei primissimi boss del gioco. Padre Gascoigne sembra essere uno dei tanti cacciatori che durante la caccia è stato sopraffatto dal suo istinto ed ha acquisito una bestialità, che sembra anche aver ucciso la moglie in un'ira di bestialità totale. E quando lo troveremo ci avviserà già che prima o poi diventeremo anche noi bestie, quasi consapevoli di esserlo già diventato lui stesso. Sembrerà un normalissimo boss tipo normale PvP, però lui sarà molto più brutale. Quando verrà ferito quasi mortalmente, cederà totalmente alla bestialità e diventerà anche lui una delle tante belve, sono molto più potente. Però sembra ancora ricordarsi di sua figlia e di sua moglie, nonostante l'abbia già uccisa, perché se suoneremo Carillon che ci darà sua figlia, sembra che stia combattendo con se stesso per fermarsi, come dire. Forse perché i suoi ricordi da umano stanno interferendo con la bestialità e quindi mentalmente sta andando in casino, come vorrei dire. Il boss non è particolarmente ostico, però per essere uno dei primi boss è molto difficile. Al nono posto troviamo Amygdala, che sarebbe il signore dell'incubo della frontiera. Amygdala sembra vivere solamente negli incubi. A differenza di alcuni grandi esseri che ospitano l'incubo di un solo host e gli altri possono entrarci tramite l'host, Amygdala invece entra nell'incubo di un solo cacciatore e nessun altro può entrarci. Dunque, Amygdala è presente solo nel nostro inconscio. La boss fight è molto ostica perché ha delle braccia molto lunghe e fanno molti danni. Soprattutto possiamo fargli danni considerevoli solamente colpendolo in testa, perché tutto il corpo è molto più resistente alle armi. Anche lui, quando verrà ferito quasi mortalmente, deciderà di giocarsi tutto per tutto per ucciderti, staccandosi due delle quattro braccia che ha e usandole come prolungamenti e potenziamenti per le sue braccia principali, e scatenerà tutta la forza di grande essere che ha sparando raggi laser a caso. All'ottavo posto troviamo Ludwig il Dannato, o Ludwig la Lama Sacra. La leggenda del primo cacciatore della chiesa si presenta davanti a noi come un'orrida bestia. Nella prima fase combatterà come una bestia incosciente, scalciando e saltandosi addosso. Quando verrà ferito a un certo punto, la bestia cederà e la Lama Sacra della Luna, che Ludwig portava anche in questo stato, si risveglierà per richiamarlo. E dunque la parte di questo essere, che sembra essere Ludwig, prenderà il controllo e tornerà, almeno apparentemente, a combattere come se fosse Ludwig originale, sfoderando tutta la potenza della Lama Sacra della Luna. Il boss è molto difficile sia nella prima sia nella seconda fase. Nella seconda molto più stando a distanza che stando lì vicino, perché da vicino è anche semplice schivare gli attacchi. Nella prima fase invece non si capirà direttamente nulla, perché colpirà totalmente a caso e fa una carica che, se non ti ammazza, ti tramortisce in maniera mortale. Al settimo posto, un altro custode del sogno dell'incubo del cacciatore, Lady Maria della Torre dell'Orologio Astrale. Appena la troveremo sembrerà un cadavere con una lettera sul tavolino in fianco. Appena cercheremo di esaminare il cadavere, lei ci fermerà e ci dirà che un cadavere dovrebbe essere lasciato in pace. Avvertimento a quello che succederà dopo nel DLC, nella parte finale. E dunque cercherà con tutte le sue forze di custodire il vero segreto dell'incubo del cacciatore. Appena vedrà che non sei uno dei tanti cacciatori che sono finiti nell'incubo, comincerà a usare la sua vera forza, ossia infondendo l'arma con il suo stesso sangue, acquisendo un maggiore raggio e maggiori danni. Nella parte finale invece acquisirà anche un power up messo a caso stile Dragon Ball, che oltre al sangue c'è anche il fuoco. Perché? Perché fa figo. La boss fight qui invece è molto rapida, quindi usate le armi più rapide che avete, perché non dovete usare le armi pesanti. Soprattutto calcolate bene le sue mosse, perché un passo falso per ripristinare la vita potrebbe esservi fatale e shottarvi. Al sesto posto troviamo German, il primo cacciatore. Lui cercherà di uccidervi, ma non perché per cattiveria, come dire, ma più che altro perché vuole liberarvi dall'incubo
e farvi tornare alla normalità, perché pensa che voi siete stati corrotti dalla caccia e diventati delle bestie, come ci diceva padre Gascoigne all'inizio. Se non accetteremo, entreremo in un combattimento che sarà difficile, decisamente difficile, perché il suo nuovo set è, in una parola, incasinato. Non si capirà nulla, né quando avrà la falce, né quando la divide. Nella seconda parte, come se non fosse già difficile di suo, avrà una specie di aura arcana che gli aumenterà l'equilibrio e leggermente il danno. Che questa aura arcana sembra essergli data come potere dalla presenza della luna, però questa è lore. Al quinto posto Rom il ragno ottuso, che si trova nel lago della luna a custodire il segreto della luna rossa. Rom sembra essere uno studente di Bergenwerf al quale i grandi esseri hanno fornito gli occhi sull'anima, che è come se gli fosse stata concessa la verità, ed è diventato un grande essere anche lui. Allora la boss fight in poche parole fa schifo, perché il boss non fa quasi nulla, però è difficile per due motivi. Uno, perché le magie di Rom sono veramente potenti e possono shottarvi se siete presi male come difesa in arcano o anche in vitalità, e secondo i ragni che si porta dietro, quelli là sono testardi letteralmente. Un piccolo consiglio per batterlo è infondere l'arma con il potere elettrico, al quale sembra essere molto molto debole, e non date più di due colpi e dopo allontanatevi, perché se rimanete là troppo i ragni vi potranno sopraffare e uccidervi in pochissimo tempo. Al quarto posto il rinato, questo miscuglio di cadaveri e altre cose mi sembra, è uno dei boss con i quali io ho avuto più difficoltà. Le sei vergini della campana, o almeno così le chiamo, oltre a darvi fastidio con le palle di fuoco, gli rigenerano la vita, quindi dovrete per forza andare su e ucciderle tutte. Però il rinato non gli va bene questa cosa, e potrebbe darvi fastidio salendo e colpendovi. Però dovete stare attenti ad un'altra cosa, come ho già detto è un miscuglio di cadaveri, quindi non c'è una zona sicura che potete colpire, perché è sempre in agitazione. Se lo colpite sulle braccia fa una specie di esplosione di sangue che vi farà molto male. Se lo colpite sulle gambe, le gambe si agitano e vi colpiscono. Se lo colpite nella parte dietro, stessa cosa. Se lo colpite sulle braccia, tirate un colpo caricato per almeno sperare di fargli un critico. Dopo, quando la parte superiore che vi lancia le magie si abbasserà, potrete colpirlo con tutta la forza che avrete, tanto non sarà molto ostico. Al terzo posto Lorenz il primo vicario, altro boss del DLC. Lorenz lo troveremo già all'inizio come una specie di chierico bestia infuocato che sembra essere morto o un'apparente statua. Se torneremo da lui con un particolare oggetto che sarebbe il suo teschio da essere umano, che è possibile trovarlo solamente nell'incubo, Lorenz si sveglierà e cercherà di prendere il teschio, o almeno la bestia che è diventato Lorenz. Come dice la descrizione, Lorenz cercherà di riacquisire le sue memorie contenute nel teschio, ma non ci riuscirà mai. Quindi per questo, in preda a una furia, si attaccherà. All'inizio può sembrare una semplicissimo chierico bestia resistente al fuoco con 2-3 mosse in più, però nella seconda fase e nell'ultima fase sarà molto più aggressivo e sarà strisciante, e alla fine la leggenda che è il fondatore della chiesa della cura striscerà agonizzando cercando di uccidervi in tutti i modi. Un consiglio: non evocate Volter perché è scemo come lo schifo, cioè andrà in mezzo alla lava per farsi un bagno non sapendo ancora che è incandescente, perderà vita continuamente finché non muore. Quindi, piuttosto di evocare un NPC stupido, evocate un altro giocatore. Al secondo posto è Brietas, la figlia del cosmo. Questo è l'unico grande essere vivo nella realtà. Tutti gli altri grandi esseri sono presenti solo negli incubi, ma nel mondo reale Brietas è l'unico vivo. Come avete già intuito, è molto debole se colpito alla testa, e colpendolo ripetutamente potete fargli un critico che gli farà molto male. Il boss è difficile perché se fa la carica non c'è alcun modo di schivarla e fa un fottio di danni e vi sciotta se siete presi male. Come se non fosse già abbastanza difficile, nella seconda parte farà una specie di chiamata dell'aldilà, se sapete che oggetto è. In poche parole crea una piccola costellazione sopra di sé che dopo esploderà mandandovi contro tutte le stelle che ha creato. Questo boss è molto ostico, soprattutto per le hitbox fatte un po' alla volatile di cane, e anche questo boss sembra essere molto debole all'elettricità.
Lasciate ogni speranza voi che entrate, nessuna frase è stata così azzeccata per un boss come questo. L'orfano di Kos, appena lo troveremo, sarà appena nato dalla madre che morirà subito dopo, almeno così sembra. E sembra già rimpiangerla, come sentirete dopo il filmato dei singhiozzi. L'orfano, per quanto sembra essere già adulto, ha ancora la mentalità di un bambino e quindi appena ci vedrà penserà che saremo stati noi a uccidere la madre e quindi si scaglierà con tutte le forze contro di noi. Questo boss è molto rapido, state molto attenti a qualsiasi cosa faccia, schivate come se non ci fosse un domani e mi sembra che sia debole all'arcano e all'elettrico. E dato che la prima parte era molto facile decisamente, la seconda parte invece è molto 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 difficile. Più difficile di qualsiasi boss io abbia mai fatto in un Souls e in qualsiasi altro gioco. Nella seconda parte sembra che diventerà ancora più grande e molto più veloce e potente. E talvolta lancerà un urlo così forte che persino dal cadavere della madre si sprigioneranno scariche elettriche che colpiranno tutto il campo di battaglia. Per questo boss non ho consigli perché davvero rasenta l'impossibile questo boss. Bene ragazzi, la top è finita, ditemi se volete altre top di qualsiasi cosa, ho già argomenti in progetto, però altri argomenti non fanno mai male. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, continuate a seguirci e ci vediamo!